Buon pomeriggio, sono Patrizio Campisi e quest'oggi vi illustrerò qualche attività che svolgiamo nel laboratorio che ho la fortuna di dirigere e che adesso vi illustro. Dunque, il laboratorio è il laboratorio di sistemi biometrici e scienze forensi per la multimedialità, la Biometric Systems and Multimedia Forensics Lab. Allora, il nostro laboratorio si caratterizza per delle attività interdisciplinari. Qui, diciamo, potete vedere qualche attività che stiamo svolgendo in collaborazione con il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, che riguarda un progetto finanziato a livello nazionale che prende il nome di IMPACS e il cui scopo è quello di evidenziare eventuali manipolazioni nelle conversazioni politiche. Essenzialmente il nostro ruolo in questo progetto è quello di utilizzare algoritmi di elaborazione del segnale andando ad analizzare il segnale elettroencefalografico per rivelare quella che è la presenza di eventuali impliciti nei discorsi politici. È un'attività estremamente interessante anche perché la sua natura multidisciplinare ci motiva fortemente. Devo dire che l'attività di ricerca che noi svolgiamo in questo laboratorio riguardo il segnale elettroencefalografico è un'analisi abbastanza a tutto tondo. Siamo un laboratorio che si è occupato tra i primi al mondo di sfruttare il segnale elettroencefalografico a scopi di riconoscimento biometrico, quindi invece di utilizzare il volto, un'impronta digitale per riconoscere una persona, riuscire a discriminare una persona in base al modo in cui pensa, tanto per dirla in breve. E per fare questo utilizziamo apparati elettromedicali come quelli che vedete, diciamo, che avete visto prima, oppure anche degli apparati che abbiamo realizzato in casa, in laboratorio. Questa struttura è una struttura a basso costo che si compone, insomma, di un amplificatore e di una struttura che abbiamo stampato con la stampante, diciamo, 3D che abbiamo in laboratorio e che ci ha consentito anche di ottenere dei risultati interessanti a livello scientifico nazionale. Altra attività, diciamo, di cui volevo parlare è quella che riguarda il riconoscimento delle persone sulla base dell'analisi del tratto venoso sottocutaneo della mano. È un'attività questa in cui abbiamo profuso molte energie negli ultimi anni e abbiamo anche realizzato delle importanti collaborazioni con aziende leader nel settore italiano. Attività di ricerca che comunque ha portato alla realizzazione di alcuni prototipi. Qui vedete un primo prototipo che consente di acquisire il tratto, i pattern venosi, la struttura venosa della mano, semplicemente muovendo la mano nel dispositivo, diciamo, con un andamento di questo tipo qua. Questo, come dire, è un dispositivo che ben si configura, ad esempio, in ambito aeroportuale per consentire un flusso dei viaggiatori il più snello possibile, quindi senza chiedere al viaggiatore di fermarsi e donare il proprio tratto biometrico. Il sistema che avete appena visto, diciamo, vede una versione 2.0, diciamo, del prototipo che vi mostro qui funzionante. Io qui, come vedete, inserisco, diciamo, la mano e vedete in tempo reale quelli che sono i pattern venosi, quindi le strutture venose sottocutanee della mano. Un soggetto viene distinto, viene riconosciuto da un altro soggetto sulla base di queste strutture, che sono anche delle strutture molto difficili da copiare. Un viso può essere in qualche modo copiato tramite l'utilizzo di maschere o altro. I tratti sottocutanei sono molto più difficili, insomma, da acquisire. Questi sono due, come dire, degli argomenti che noi trattiamo, di ricerca che trattiamo nel nostro laboratorio, non sono in ogni caso gli unici. Affrontiamo lo studio dei sistemi di riconoscimento biometrico a tutto tondo, quindi, come vedete, dalla realizzazione di sensori per l'acquisizione di tratti biometrici alla progettazione di algoritmi per l'estrazione di caratteristiche utili a riconoscere l'individuo e anche alla protezione di questi tratti, che poi devono essere memorizzati in dei database. La protezione del tratto biometrico è un tema abbastanza importante perché è strettamente interconnesso col discorso della privacy. Sappiamo quanto questi dati siano dati importanti, sensibili, e quindi proteggerli è un dovere, oserei dire. E per cui, diciamo, parte dell'attività di ricerca la stiamo svolgendo, l'abbiamo svolta e la stiamo svolgendo anche in questo ambito. Un'altra linea, diciamo, che mi piace
piace citare di attività nel nostro laboratorio riguarda ad esempio dei dispositivi all'avanguardia, innovativi. Noi abbiamo lavorato molto negli ultimi anni sull'uso della firma grafometrica cosiddetta, quindi sull'uso della firma acquisita in maniera dinamica da un soggetto, e adesso recentemente stiamo sperimentando degli apparati che consentono di effettuare la firma in maniera tridimensionale e quindi riuscire, come dire, ad individuare quello che è la caratteristica di un soggetto o di un altro sulla base di come firma nello spazio, quindi non limitandosi al foglio, a quelle che sono insomma le coordinate sulla superficie piana, ma nello spazio tridimensionale. Questo, come dire, un breve excursus, diciamo, delle attività che noi svolgiamo in questo laboratorio, e ce ne sono altre che sono, come dire, in corso, e diciamo che a noi ci limita sostanzialmente la nostra fantasia. Ogni tema riguardante il sistema di riconoscimento biometrico è un tema che è di nostro interesse e su cui, diciamo, siamo anche in grado di dare degli importanti contributi sia a livello nazionale che internazionale in ambito di ricerca e anche in ambito applicativo e industriale, avendo anche, come dire, una serie di finanziamenti dal Ministero dell'Università e anche, diciamo, dalla Comunità Europea nell'ambito dei progetti Horizon 2020. Chiunque sia interessato, come dire, a visitare anche, come dire, il nostro laboratorio in presenza o virtualmente è sicuramente benvenuto.